forse apparirà di dimensioni inusuali. Ecco come ci si sta organizzando per apprezzare al meglio questo fenomeno astronomico. Claudio Ciccarone. Racconta Italo Calvino che un tempo la Luna era così vicino alla Terra che pesci violetti, alghe diafane, meduse color zafferano si staccavano dal mare e restavano lì, a mezz'aria tra Terra e Luna, in uno sciame fosforescente. Non proprio così, ma stanotte Selene sarà davvero vicina al perigeo, il punto della sua orbita che più rasenta la Terra, e per l'occasione ruberà la sua ombra e si esibirà in un'eclissi totale, godibile occhio nudo anche in Campania. Una luna piena e purpurea attraverserà il nostro cielo tra le 2.11 e le 7.23 e per celebrare questo evento astronomico l'Unione Astrofili Napoletani ha organizzato un'osservazione pubblica e gratuita sulla spiaggia di un lido del Lago Patria. Sapete cosa dovete fare per godervi appieno l'evento di questa sera? Recatevi in cieli bui, cercate un orizzonte ovest quanto più libero possibile e se siete appassionati di fotografia mettete da parte il vostro smartphone e prendete cavalletto e macchina fotografica, impostate una sensibilità molto elevata e tempi di esposizione brevi. Se siete appassionati invece di sequenze video vi consiglio la tecnica del timelapse per seguire l'intero evento con la luna che tramonterà a mare, però fate molta attenzione ai tempi di esposizione perché la luminosità varierà durante tutto l'evento. Per la prossima eclissi totale di Luna bisognerà attendere quasi 3 anni. Un altro buon motivo per passare questa prossima nottata col naso in su. Ora la rubrica sport.